dipinte, molte delle quali perse, sono anonime, non hanno autore. In questo mare di anonimi gli studiosi individuano alcuni nomi, sono individuabili, e assegnano dei criteri di valore artistico, estetico, pretestoso. Interessante che a Sibieri ci sono tutti gli autori che contano. Io ve li mostro, dicendo solo il nome, così per sentire almeno una volta in vita, e da soli vedete la bellezza di queste icone, che non hanno bisogno delle mie inutili parole. Allora, Savu Moga, l'annunciazione, considerato il più importante pittore di icone sudeco, prima metà dell'Ottocento. Sono gli artisti di qua. 40 centimetri sudeco. Porca malora. Prodotto nostro. Attribuita a Savu Moga la Madonna Addolorata. Ma che storia? Sta ingrandita? Contadini. Sì. San Elia di Matteo Tronfo. Profeta Elia del Vecchio Testamento, che è nato di Giorgio, è considerato santo. Joan Costa, autore dell'Arcangelo Michele, sempre con la spada, il santo lottatore, che era più violato in massimo. L'ultima cena di Homo Raqui, mi diverto sempre a fare il bricocello perché la cosa merita, si fa. A questo pittore, che chi ha dipinto quest'ultima cena si chiama Ion Morar, viene da un paesotto vicino a Sibiu che si chiama Saliste, per caso vicino a Sibiu, un puro caso, mai avrebbe immaginato che dopo 100 anni finiva nel museo dei vicini di casa. Gente da quelle parti un po' tosta, diciamo, la mia povera male quando li vedessi, Madonna, quelli di Saliste. Prova che se discuti un po' troppo animatamente, tira fuori il coltello e ti fa capire come stanno le cose in questo mondo. Non tutti, per carità, gente civilissima. Però, come dire, al di là delle mie caricature, un ambiente anche rude, se vogliamo. Questo pittore, però, è un morale, Vienna, 3 anni, Accademia, Arte. E si vede che l'arte l'ha imparata e l'ha messa anche da parte, no? Questo qua conosce la prospettiva, cioè stavolta ci sono tutti 12 più 1, non è che no. Sintetico. Conosce talmente bene la prospettiva che si fa vedere non solo tutti gli angoli, le cupoline, tutti i buchi possibili immaginabili di questo ambiente che ricorda l'ultima cena di Leonardo, evidentemente lo vedono tutti, ma addirittura si fa vedere il cielo dopo le finestre. Io dico così, cosa vuoi? E non solo perché il vetro è più grande adesso, che sono passati 100 anni, ma perché dice, io sono stato a Vienna, lo so come si dipinge, però sono di salire. E come lo fa vedere che è di salire? Sul tavolo dell'ultima cena, e metto il portello qua, e qua troviamo dei ravanelli. Ora che nostro Signore e gli Apostoli abbiano mangiato i ravanelli l'ultima cena, ma che da quelle parti se ne mangiate, se ne mangi i parenti, questo sì. Dunque il ravanello è la firma dell'autore che di origine di estrazione popolare, pur in una costruzione per così dire colta o comunque tecnicamente pulita, non rinuncia a dire: guarda, io sono un pittore popolare, guarda, è il mio luogo e ci tengo a dirlo, sono stato a Vienna, che sono di Saliste, e ti ci metti i ravanelli perché ti non te ne dimentico. Molto interessante. La Madonna Addolorata di Fratelli Grecu, che non porta, non diventare la copertina del libro per la sua ovvia. Vara. Con problemi di conservazione seri, ma che dovrebbero capire i nostri amici di là. Anna Teix, autrice di questa Madonna e questo stile di pittura piuttosto caratteristico, con questi puntini, soprattutto questi accostamenti cromatici insoliti, a volte stridenti, ma di
indiscutibile originalità, tanto che di questa pittrice di inizio Novecento abbiamo una foto, è lei che dipinge con suo marito che faceva le cornici, perché lì con il suo vecchio erano anche un piccolo affare di famiglia. La gente d'inverno, quando non poteva andare nei campi, doveva anche camparci con quello che dipingeva. E dunque lì con il suo vecchio è anche un fatto di famiglia. Brevemente, come venivano